Amici di VBTV, ben ritrovati nella nostra collocazione storica, quella in cui abbiamo realizzato la maggior parte delle riflessioni di calcio della scorsa stagione, per commentare, scusate il buio, la giornata numero 7 del campionato di Serie A, che si è disputata appunto, ecco qua un po' più di luce, nei primi 2 giorni del mese di ottobre, sabato 1 e domenica 2. 2 giornate molto intense per la comunità brembilese tra Giro di Lombardia e visita del Vescovo, ma il campionato ovviamente ha proseguito il suo cammino e ha visto la Juventus allungare, nonostante non sia ancora in perfette condizioni fisiche, nonostante abbia ancora i suoi problemi di assestamento, è già a 4 punti di vantaggio sul Napoli. Vista la vittoria dell'Empoli e la sconfitta dei partenopei a Bergamo, la capolista, impegnata ieri in anticipo alle 12:30, si imposta 3-0 ad Empoli, un successo che è arrivato tutto nella ripresa dopo una serie di gol sprecati nel primo tempo da Khedira e da Cuadrado. Nella ripresa, in 5 minuti la Juve ha sistemato la pratica, con il primo gol in campionato di Dybala, che si è già sbloccato in Champions, e i primi gol in trasferta di Higuain, che sale a quota 6, agganciando così Icardi in vetta alla classifica dei bomber. E in questo modo la Juve è riuscita ad allungare, ricordiamo, un Empoli rinunciatario che ha lasciato fuori il suo elemento di migliore fantasia, e cioè non tecnica e fantasia, cioè Saponara, oltre ad aver rinunciato anche a Gilardino, quindi una scelta piuttosto difensivista da parte di Martuscello. E così la Juve, dopo aver gestito e aver provato ad abbattere il muro empolese, sbagliando anche parecchio, è riuscito nella ripresa a risolvere la pratica. Nella partita poi di Bergamo, a sorpresa invece il successo dell'Atalanta, 1-0 a Napoli, un successo che ha consentito così, oltre all'Atalanta, ora di portarsi a quota 9 e comunque di prepararsi allo scontro diretto di Firenze davanti in classifica, perché comunque la Fiorentina è quota 8, ha consentito anche ha negato al Napoli, diciamo così, la possibilità di rimanere un punto dalla Juve e di rifilare a Sarri la prima sconfitta in campionato. Proprio come successe 3 anni fa la sera di Halloween, che il Napoli si era lanciato l'inseguimento della Juve per poi perdere a Bergamo, è successo così anche quest'anno. Ha deciso un gol di Petagna dopo appena 9 minuti, ricordiamo che era assente pure Kessié, il fenomenino presunto dell'Atalanta. Complimenti a Gasperini, che ha schierato anche 2 giovani come Caldara e Gagliardini, praticamente inutilizzati per tutto l'inizio di stagione, e ieri ha avuto ragione. Di fronte a un brutto Napoli, che non si può spiegare solo con l'assenza di Mertens, ma davvero una sconfitta che può lasciare il segno, ma in Napoli comunque, ricordiamo che era la prima gara ieri, credo, alla luce diurna. La Juve deve ancora giocare una gara alle 3, anche se ieri ha giocato alle 12:30, e quindi, oltre a scivolare a 4 punti dalla Juve, ha anche il fiato sul collo di diverse squadre dietro a un punto, cioè dai vari Milan, dalla Roma, dalla Lazio, dal Chievo. Il turno era comunque iniziato sabato con i 2 anticipi, che ha visto coinvolto squadre che non hanno avuto impegni infrasettimanali. Alle 18 il Chievo si è imposto 2-0 a Pescara, grazie alle reti nel finale di Meggiorini e di Inglese, due attaccanti che quindi hanno condannato la squadra di Oddo, che in verità ha fatto ben poco per tutta la partita. E così Chievo addirittura sogna posizioni europee, non addirittura, perché comunque Chievo in Europa c'è ancora stato, anche fatto i preliminari di Champions, ma comunque Maran, nonostante abbia un gruppo assolutamente poco modificato rispetto alla passata stagione, sta dimostrando comunque di avere ancora un
un gruppo che si conosce a memoria, molto affidabile e che ha saputo reagire alla grande alla sconfitta di Napoli. In serata, poi sabato, c'è stata un'altra affermazione esterna, quella della Lazio, 3-0 Udine. Doppietta di Immobile per la Lazio e gol di Keita. L'Udinese proprio è arrivato l'esonero di Iachini, si parla oggi di Del Neri, che tra l'altro, oltre a essere friulano, giocò anche nell'Udinese. Quindi in qualche modo sarebbe un ritorno per il tecnico di Aquileia, che l'anno scorso non riuscì ad evitare la retrocessione dal Verona, nonostante un finale dignitoso con vittorie su Juve e Milan. Però, vabbè, vediamo che succederà a Udine, una squadra che davvero ha giocato malissimo sabato, la Lazio ha strameritato i 3 punti, tra l'altro primo successo esterno per Simone Inzaghi in questa stagione, e quindi va bene così. Poi vabbè, ieri pomeriggio, programma ridottissimo come al solito, solo 4 partite, quella di Bergamo già l'abbiamo raccontata, altro colpo esterno, quello del Genoa che si è imposto 1-0 a Bologna col secondo gol consecutivo di Simeone Junior. Una partita molto contestata dal Bologna, visto che è rimasto in 9 e poi c'è stata l'espulsione di Gastaldello. Ma lo stesso Genoa che poteva lamentarsi della direzione arbitrale contro il Pescara si è visto stavolta restituire quei torti. Quindi la regola che nel calcio prima o poi tutto si compensa è stata pienamente rispettata ieri, direi. Sempre nel pomeriggio il pari strappato in estremis della Sampdoria al Palermo. È finita 1-1, Palermo che era passato in vantaggio per primo col terzo gol in campionato di Nestor Hosky, il giovane bomber macedone che quindi sta iscrivendosi al ruolo di rivelazione del campionato, ma in pieno recupero il pari di Bruno Fernandes con un tiro da fuori, secondo gol di fila per il portoghese ex Udinese, che ha evitato così la quinta sconfitta di fila per Giampaolo per la Sampdoria, evitando così un'altra periodo di polemiche è tutto quanto, perché almeno diciamo ci siamo salvati la faccia con questa partita. Per completare il pomeriggio è successo del Cagliari che si conferma letale al Sant'Elia con la terza vittoria di fila dopo quelle su Atalanta e Sampdoria, superando 2-1 il Crotone, sempre più ultimo. Le reti sono state siglate da Di Gennaro e da Padoin, anche se favorito nella deviazione. Poi il Crotone ha segnato il gol della bandiera in pieno recupero con una punizione di Stojan su quale Rafael, il sostituto di Storari, si è fatto sorprendere. Comunque il Cagliari, che anche l'anno scorso aveva iniziato il campionato di travolgendo il Crotone 4-0, ora si mette in buone acque di classifica anche perché ha già raggiunto la doppia cifra. Il Crotone magari potrebbe iniziare la rinascita proprio dopo la sconfitta di Cagliari, anche se sinceramente non è la Serie A, non è la Serie B della passata stagione, quindi per il Crotone sarà molto difficile anche perché è sempre più isolato sul fondo della classifica. Ieri solo l'Empoli tra le squadre di coda e il Pescara, non ha fatto punti, però sarà duro continuare così anche perché il terzo ultimo posto è già 5 punti, quindi 2 partite poi dalle 18 che ho visto in campo il Milan che ha battuto in una super rimonta il Sassuolo per 4-3. Successo nel primo tempo, botta e risposta tra Bonaventura e Politano. Sassuolo poi si è portato addirittura su 3-1 con le reti dell'ex Acerbi di Pellegrini. Poi va bene, c'è stato un rigore generoso concesso al Milan, segnato da Bacca, dopo che è stato fallito. Non è stato concesso uno a Sassuolo e debuttava la prova televisiva ieri, ecco, nei 2 posticipi. E poi, vabbè, da lì è avviata la rimonta del Milan con un gran gol del giovane Locatelli, primo in Serie A, e addirittura di Paletta che ha firmato il 4-3 definitivo. Milan che quindi sale a quota 13 insieme a tutte le altre inseguitrici. Nell'anticipo delle 18 anche il successo del Torino che dopo quello sulla Roma ha sconfitto anche la Fiorentina con il risultato di 2-1. Le reti sono state segnate da Iago Falque e da Benassi per la Fiorentina. Gol dalla bandiera di Babacar, ma ormai i Viola che continuano a dimostrare una certa discontinuità in campionato.
solo 8 punti conquistati, addirittura affronteranno scontro diretto con l'Atalanta in inferiorità di classifica, avendo l'Atalanta un punto in più, e quindi sarà un po' complicata. Non sarà una sfida tanto scontata, nonostante Fiorentina batta da sempre l'Atalanta negli ultimi anni. E infine, nel posticipo serale, la Roma ha superato l'Inter 2-1, portandosi quindi nel gruppetto quota 13 e scavalcando gli stessi neroazzurri, che sono già scivolati a 7 punti dalla vetta, sono già stati raggiunti da Torino e Genoa. La Roma, che è passata in vantaggio con Dzeko, poi un sacco di occasioni nel primo tempo, è arrivato il pari ad opera di Banega, e poi il gol vittorio, che è stato firmato da un difensore, Manolas, per dare i 3 punti alla Roma e condannare l'Inter a una nuova sconfitta. Quindi già l'entusiasmo per il successo sulla Juve sta un po' scemando, e adesso l'Inter è in una posizione un po' più delicata di classifica, anche se nulla è compromesso questa parte della stagione. Benissimo, adesso il campionato si prende la sua seconda sosta, perché ci sono gli impegni comunque per le qualificazioni mondiali 2018. L'impegno importantissimo giovedì sera con la Spagna allo Juventus Stadium, e poi credo il 9, che sarà lunedì prossimo, in Macedonia per le qualificazioni mondiali. Già sono stati diramati i convocati da Ventura, ma naturalmente aspettiamo tanto la sfida con gli spagnoli, anche perché potrebbe essere uno spareggio importante, un crocevia importante per il primo posto nel girone, perché come sapete ne passano due. E quindi giovedì tutti a tifare azzurri, o almeno chi vorrà, perché la Spagna non sarà comunque quella che abbiamo eliminato all'ultimo europeo, e dovremo sicuramente faticare molto di più, nonostante comunque saremo in casa del fortino della Juve, che per la terza volta ospita la partita di una nazionale. Detto questo, il campionato tornerà nel weekend del 15 e 16 di ottobre. Ci sarà Juve-Udinese, la Juve che tra l'altro giocherà 3 sabati sera di fila per tutto il mese di ottobre, escluso naturalmente il prossimo. Poi vabbè, Atalanta ha già detto che andrà a Firenze. Turno completo ora non ce l'ho a portata di mano, ma so solo che ci sarà un posticipo anche lunedì 17, e quindi dopo faremo una lunga sosta anche con le riflessioni, e torneremo martedì 18 per il riassunto dell'ottavo turno. Quindi sarà nuovamente una puntata itinerante, almeno così penso. Vabbè, adesso non ci pensiamo. Il programma quindi si esaurisce qui per questo weekend. Noi vi ringraziamo a chi ha ascoltato questo video. Naturalmente arrivo ancora a sforare sul quarto d'ora anche oggi, ma quando comincio non finisco più. Non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata delle riflessioni di calcio, appunto martedì 18. E con i nuovi live, con le nuove iniziative di VBTV. Ciao e alla prossima!